valore aggiunto per fare molte cose che riguardano questo territorio, il lavoro che è stato fatto in questi anni, voi lo conoscete bene, e sicuramente il sindaco Marcello ne parleranno anche di questa manifestazione. Che cosa si può fare ancora di più? Si può fare ancora di più per difendere la sicurezza dei cittadini, è una precondizione di libertà, perché quello che la sinistra non capisce è che quando tu garantisci sicurezza non lo fai per i privilegiati, lo fai per le persone comuni che non possono avere paura di uscire di casa perché gli viene occupata, o non possono avere paura di andare a fare la spesa perché non possono fare. Sì. Questo ovviamente è il modo limitato delle competenze di un sindaco, ma sicuramente avere un sindaco di centrodestra vuol dire accendere i riflettori su questo tema e farlo anche rispetto a un governo nel quale purtroppo la sinistra la fa ancora da padrone, con i risultati che noi vediamo. È la ragione per la quale mi chiedono adesso i giornalisti, ma insomma qui il centrodestra è compatto mentre a livello nazionale, io ho risposto, guardate che qui la normalità. La normalità è il centrodestra che fa il centrodestra, che difende le idee e i valori del centrodestra, che lo fa in modo compatto, perché noi siamo una società e siamo insieme per scelta. Il punto che noi anche a livello nazionale poniamo è esattamente questo: centrodestra deve avere l'orgoglio di difendere le sue idee, perché io non accetto questa lettura della sinistra, del mainstream, dei buoni, diciamo così, per cui tu in Italia per essere presentabile o sei di sinistra o vai a braccetto con la sinistra o governi con la sinistra. Io non sono d'accordo, per me la sinistra non è così presentabile, per me sono molto presentabili le nostre idee, molto presentabile la nostra concretezza, e l'abbiamo visto, guardate, proprio in questi anni, in questi mesi se volete, perché sono arrivati due shock: la pandemia, una guerra, e in qualche settimana il castello di carte delle utopie globaliste di sinistra è crollato. E si è scoperto che quelli che avevano ragione su tutte le carte di piccole questioni erano noi, gli impresentabili, quelli che siccome non ti dipingono la realtà come la vorrete, ma te la dipingono come è, cercano delle soluzioni. Questa è la differenza fondamentale tra noi e la sinistra, che noi guardiamo alla realtà delle cose, il reale è il nostro campo, vediamo i problemi concreti dei cittadini, cerchiamo delle soluzioni, loro no, loro ti raccontano un mondo che non esiste, e sapete che lo possono fare? Perché non lo vivono, ne parlano tra di loro in questi salotti ovattati, bevendo champagne, vestiti di bianco a piedi nudi, e sono semplicemente un po'
bisogna porsi problemi reali. Quando noi ad esempio parlavamo dell'Europa e dei limiti di questa costruzione europea, non è che avevamo dolore, guardatevi intorno, ci siamo presentati di fronte a un conflitto, non c'avevamo una politica estera, non avevamo una politica di difesa, avevamo catene di approvvigionamento troppo lunghe e quindi adesso siamo in balia degli eventi, non avevamo sufficienza energetica, non avevamo niente. Perché l'Europa si stava occupando di, non lo so, i convegni con Greta Thunberg, il Natale che non si può mettere nei documenti ufficiali perché sennò gli islamici si indispettiscono, come si cucinano gli insetti, le teorie gender, di questo ci occupava l'Europa. Avevamo ragione o avevamo torto? Perché a noi sarebbe piaciuto avere un'Europa che invece si occupasse delle grandi questioni invece che di cose assolutamente secondarie. Così come avevamo ragione per esempio su tutto il tema dell'immigrazione, no? Avete visto le immagini dei propri uomini? Avete visto le immagini dei propri uomini? Donne e bambini. Quanto sono lontane le immagini dei propri uomini da quelle dei barconi che abbiamo visto arrivare in questi anni? Per quanti anni abbiamo tentato di spiegare che non ce la raccontavano la tavoletta dei profughi, perché se i profughi scappano da guerra, una guerra, mediamente quando c'è una guerra gli uomini combattono e scappano le donne e i bambini, non scappano uomini soli da loro che stanno cercando altro. Abbiamo tentato di spiegarlo in tutti i modi. E oggi noi rischiamo di non poter dare, di non riuscire a dare agli ucraini che scappano dalla guerra e quindi hanno dei diritti, la necessaria accoglienza, e ci siamo occupati di gente che con quei diritti nulla aveva a che fare. Allora, se tu oggi avessi delle nazioni serie, un'Europa seria, diresti adesso, amici belli, vi spiego come funziona, chi non ha diritto a stare in Europa viene rimpatriato per fare spazio a chi ha diritto a starci, come vuole.